Eccoci qua, Pasquale, ben trovato. Wow, Ciao, grande. buonasera, benvenuti, benvenuti nella community di intelligenza artificiale spiegata semplice. Io sono Pasquale. Io sono Giacinto e siamo quelli della I, no? Come ha definito Forbes nel suo ultimo articolo. Ben arrivati perché questa è la community dei manager, degli imprenditori, degli appassionati di tecnologia che vogliono scoprire come l'intelligenza artificiale può essere applicata all'interno del proprio business per dare una svolta alla propria azienda o comunque per innovarla. E questa è una community di contenuti in cui ogni settimana puoi scoprire tanti contenuti, vero Pasquale? Assolutamente sì, se è la prima volta che sei qui con noi, ti diamo il benvenuto all'interno della community. È importante cogliere l'occasione, magari di approfondire il tema dell'intelligenza artificiale, di continuare a seguirci oltre questa diretta con il grande Federico Faggini che abbiamo qui dietro le quinte, ora ve lo presentiamo, e anche e soprattutto magari partecipare a quella che sarà la seconda edizione della Settimana Italiana dell'Intelligenza Artificiale, la AI Week. La settimana in cui racconteremo casi d'uso incredibili dell'intelligenza artificiale all'interno delle aziende. Ma IA Spiegata Semplice è anche un podcast che puoi ascoltare ogni lunedì, oggi compreso, su tutte le piattaforme di ascolto. È anche una Academy, la AI Academy, in cui siete iscritti in 3.000 di voi, però sul sito IA Spiegata Semplice trovate Tutto. tutto quello di cui vi stiamo raccontando. Ma adesso andiamo dritti al sodo, perché siete in tanti e vogliamo darvi l'opportunità di ascoltare questa nostra chiacchierata con questa nostra intervista con una persona che davvero, quando gli ho scritto la prima volta, devo dire che è passato qualche mese. Beh, un po', insomma, mi aspettavo davvero che potesse, più che mi aspettavo, speravo che potesse risponderci. Lo ha fatto, confermando di essere una grande persona, una grande personalità, un italiano di cui ognuno di noi dovrebbe essere fiero, perché davvero ha rivoluzionato il modo in cui noi oggi stiamo vivendo le nostre vite. Assolutamente. Allora facciamo entrare, diamo un caloroso benvenuto a Federico Faggini. Buonasera Federico. Ciao Federico. Buonasera italiana. Buongiorno californiano da Federico, Grande, della mia grande. casa. Grazie di essere qui, qui virtualmente, diciamo, e grazie di aver organizzato questa intervista. Beh, il tuo libro, insomma, è stato il cavallo di Troia, no? Che ci ha permesso di entrare in contatto con voi. Lo abbiamo qui tra le nostre mani, ce lo siamo gustati tutti. E vi suggerisco, per chi ancora non l'ha letto, siete in pochi a non averlo letto, di andare su Amazon o in tutte le librerie, insomma, per poterlo acquistare. Lì si può gustare la tua storia, Federico, dai tuoi giovani 30 anni sino a questa parte molto interessante della tua vita, che appunto ha a che fare con quella che è la consapevolezza. Abbiamo preparato delle domande per te, molte domande ci sono arrivate dagli iscritti, alcune di queste sono state selezionate, ma ancora nei commenti potete continuare a Assolutamente. darci dei suggerimenti, perché insomma, se avremo modo e tempo, le passeremo a Federico. Certo, Federico, nel tuo libro Silicio ci hai raccontato un po' le tue quattro vite e con, come dire, un focus su quello che è il tema che ti sta a cuore soprattutto in questo momento, insomma, della tua vita, della tua carriera, la consapevolezza. Prima di addentrarci, perché noi parleremo soprattutto faremo un focus importante sull'intelligenza artificiale. Ci vuoi dare, insomma, un po' quella che è una tua intro su quello che è il libro e soprattutto sul tema della consapevolezza che magari può fare, ecco, da apripista a questa chiacchierata? Sì, io nel mio libro racconto le mie quattro vite, che chiaramente non hanno finito con una morte e con una rinascita, ma in un certo senso hanno avuto una morte e una rinascita, e una morte di certi pregiudizi e la nascita di nuovi, si spera meno pregiudizi. Sono nato a Vicenza, cresciuto, educato in Italia e ho una laurea in fisica dell'Università di Padova e quando avevo 19 anni, 18-19 anni, ho lavorato all'Olivetti, a quel tempo avevo un centro di ricerca
ai laboratori di Borgo Lombardo vicino a Milano, e lì ho avuto la fortuna e anche il privilegio di progettare in parte per il 60% un piccolo calcolatore elettronico. Avevo quattro tecnici che lavoravano per me e l'abbiamo fatto funzionare. Era un calcolatore sperimentale, però completo, con memoria a 4K per 12 bit di memoria, e a quel tempo usava i transistori, che erano una novità, e io a quel punto mi sono affascinato da questi transistori. Avevo studiato solo le valvole termoioniche a scuola, per cui ho fatto gli industriali, quindi avevo già imparato parecchie cose riguardo l'elettronica, e mi sono talmente appassionato che ho deciso di tornare a scuola. Ho fatto da perito radiotecnico a quel tempo, ho fatto fisica perché volevo approfondire come funzionano i transistori, ed è proprio da lì che è cominciata questa passione, che mi ha portato poi negli Stati Uniti a lavorare alla Fairchild nel 1968. La Fairchild è la ditta che ha inventato i circuiti integrati, e lì ho sviluppato, avevo 26 anni, ho sviluppato la tecnologia MOS con porta di silicio, che è quella che ha rivoluzionato il modo di fare i transistori. È stato il mio primo progetto alla Fairchild, e da lì poi sono passato alla Intel, dove ho progettato il primo microprocessore al mondo, Intel 4004, esattamente 50 anni fa, messo in produzione, e poi ho fatto tutti i primi microprocessori dell'Intel. Ecco, questa è la mia seconda vita, una vita di progettista, di scienziato, ricercatore, mentre la prima vita ovviamente è quella che ho passato in Italia. Però poi nel 74 ho deciso che era momento per me di diventare un imprenditore, e quindi ho fondato la mia prima ditta, la Zilog, che ha sviluppato la Z80, che molti di voi che hanno i capelli bianchi probabilmente l'hanno usata come uno dei primi microprocessori. Introdotta nel 76, la Z80 è ancora in produzione oggi, quasi 45 anni dopo. E poi ho fondato altre ditte, e poi nell'86 ho fondato la Synaptics, dove mi sono occupato di reti neurali. Volevo fare degli emulatori di reti neurali con cui costruire computer che potevano imparare da soli. Questo più di 30 anni fa, quando chi faceva intelligenza artificiale considerava le reti neurali una grande stupidaggine, e naturalmente poi si sono rivelati il modo giusto di fare intelligenza artificiale a partire da circa 10 anni fa. Quindi da lì mi sono interessato di queste cose, quindi studiavo neuroscienza e mi sono chiesto: ma questi libri che parlano di segnali elettrici, segnali biochimici nel cervello, ne parlano come se questi segnali fossero identici alla nostra esperienza. Ma io, quando ho una sensazione, un sentimento, quando mangio un pezzo di cioccolata, non è mica che ho segnali elettrici come esperienza. L'esperienza è il sapore della cioccolata. Certo. E da dove viene il sapore? Ma chiaramente verrà in qualche modo da questi segnali elettrici, ma non può essere identico ai segnali elettrici. E così ho scoperto quello che i filosofi hanno chiamato qualche anno più tardi il problema difficile della coscienza. Chalmers nel 95 ha chiamato il problema difficile della coscienza esattamente questo: da dove viene la capacità di avere feelings, di avere sentimenti, di avere sensazioni. Ecco quindi l'inizio in parte della mia quarta vita, cioè uno studio della coscienza, che poi mi ha portato al 2009 a lasciare
tutto l'aspetto di business che avevo a quel tempo e dedicarmi interamente allo studio della coscienza, con la fondazione anche di una, della Federico Enelbia Faggin Foundation, che è una fondazione che ha soltanto i miei soldi, ma dedicata proprio allo studio della scientifico della coscienza, e abbiamo già i primi risultati con un lavoro che uscirà in un libro, in un capitolo di un libro che ho fatto con il professor Giacomo Mauro D'Ariano, che è un professore di fisica teorica all'Università di Pavia, il quale è uno dei massimi esponenti della informazione quantistica, che è l'informazione alla base dei computer quantistici che saranno nel nostro futuro. Ecco quindi brevemente la mia carriera. Ci ha raccontato brevemente, insomma, le quattro vite, ma ovviamente per approfondire rimandiamo sicuramente alla lettura del libro. C'è una domanda che ci stanno scrivendo qui in chat, ma ci hanno già scritto qualche giorno fa, quando abbiamo un po' stimolato la community, ed è una domanda molto interessante. Quando sei andato negli Stati Uniti e hai iniziato il tuo grande percorso, no? Ricordiamo, c'è proprio la parte del libro dove lasci l'Olivetti per cercare di dedicarti ad altro e poi dopo ti porta negli Stati Uniti. In quel momento sentivi, come dire, una situazione abbastanza alla pari a livello di innovazione, di propensione all'innovazione tra Italia, quindi ad esempio dove eri, nell'Olivetti, e negli Stati Uniti, o ahimè già in quegli anni si poteva, come dire, respirare un certo distacco e quindi gli amici USA erano già un pochettino più avanti? Direi che a quel tempo l'Italia era, in confronto ad oggi, indietro rispetto agli Stati Uniti, non di molto, di qualche anno, 2 o 3 anni. Per esempio l'Olivetti aveva introdotto nel 1959 l'ELEA 9003, che è stato uno dei primi computer elettronici a transistori, usando transistori a germanio che erano fatti dalla SGS, che poi diventò SGS Fairchild, in cui ho lavorato anch'io per 7-8 mesi, da cui dopo sono venuto negli Stati Uniti. Quindi io, per esempio, sviluppando questo piccolo calcolatore nel 60-61, ero 3-4 anni, 5 anni indietro rispetto alla tecnologia degli Stati Uniti. Adesso invece, in molti settori l'Italia è più indietro rispetto agli Stati Uniti, così questa è la mia valutazione. In altri settori no, per esempio la ST Micro, Microelectronics, che è la stessa ditta in cui lavoravo io allora, si chiamava SGS Fairchild allora, è una delle ditte di avanguardia nel mondo, e anche nel settore dell'intelligenza artificiale sta sviluppando dei circuiti speciali dedicati all'intelligenza artificiale, quindi parliamo di una ditta che è a livello internazionale. Però questi sono casi di eccellenza, ma la media, diciamo, in Italia non è così avanzata come qui. Certo, certo, beh, insomma è croce delizia, insomma, italiana. un'altra domanda invece che ci poniamo è: se secondo te l'intelligenza artificiale può essere considerata un po' come una tecnologia rivoluzionaria, cioè lo smartphone, il computer hanno un po' cambiato le nostre vite, no? Ritieni che questa tecnologia, così come magari la blockchain o il quantum computing, può impattare sulle nostre vite? Cioè cambierà qualcosa di radicale all'interno della nostra vita, secondo te? Ma assolutamente, l'intelligenza artificiale è un passo successivo rispetto al computer. Perché? Perché l'intelligenza artificiale permette al computer di prendere
informazioni dall'ambiente e imparare da quelle informazioni che prende dall'ambiente e comportarsi in maniera relativamente intelligente. E qui la cosa molto importante che poi bisogna discutere, perché gli si attribuisce oggi a grande valore all'intelligenza artificiale, ma in realtà l'intelligenza artificiale non fa altro che fare le cose meccaniche che facciamo noi molto 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 più in fretta. Quindi fa le stesse cose che facciamo noi, che per noi diventano difficili da fare con precisione, con, e soprattutto con la velocità con cui le fa un computer, però non aggiunge nulla di più al meccanismo che noi usiamo per fare le stesse cose. Noi invece abbiamo comprensione, abbiamo la capacità di capire quello che succede attorno a noi. Noi viviamo l'informazione, non la processiamo e basta. Viviamo l'informazione. E questa è una differenza fondamentale che deve essere capita anche per poter usare bene l'intelligenza artificiale a nostro vantaggio, non a nostro svantaggio, cosa che è possibile se noi crediamo che l'intelligenza artificiale sia meglio di noi. Certo. Perché è sempre così. Quindi l'intelligenza artificiale rivoluzionerà, sta rivoluzionando e rivoluzionerà il nostro mondo, non c'è dubbio, perché per la prima volta avremo computer che sono in grado di chiudere il loop tra il proprio programma e i dati e cambiare anche il programma. Naturalmente con molta attenzione, con molta cautela, perché, come ripeto, la coscienza è quella che permette di capire quello che si deve fare, e quindi un computer, se è lasciato in balia di se stesso, imparando dai dati, può fare dei grandissimi disastri. Quindi si tratta di fare le cose con supervisione umana, fatta bene, e l'intelligenza artificiale diventerà un fenomeno fondamentale. Pensiamo soltanto all'auto che si guida da sola, cosa che sarà nel nostro futuro, non nel futuro così immediato come ce l'hanno fatto credere, perché il problema è molto più difficile di quello che appare, come è sempre stato con l'intelligenza artificiale, e quindi ci vorranno magari 15-20 anni prima che le auto che si guidano da sole lo facciano veramente, perché se io devo guardare il volante che si gira da solo, perché da un momento all'altro devo prendere in mano il volante, quello non vuol dire che la macchina si guida da sola, quello vuol dire che sta imparando a guidarsi da sola. Quando imparerà, quando saprà guidare da sola, io posso dormire, quando la macchina mi porta dove voglio, posso fare le mie telefonate, posso usare il tempo che ora uso per fare il commuting, lo posso usare in maniera più utile per me, e quindi quello darà un aumento di produttività incredibile. Oggi, soprattutto nei paesi molto avanzati, la gente guida un'ora per andare al lavoro e un'ora per tornare dal lavoro. Tutte queste tecnologie informatiche ci permetteranno di usare questo tempo, che è tempo morto alla fine, usarlo in maniera più produttiva. Beh, insomma, è un po' il motivo, Giacinto. A me piace tanto viaggiare in treno, proprio perché mi posso dedicare ad altro. grazie Federico, ci hai già un po', come dire, svelato una tua sull'intelligenza artificiale, ma poi ci arriveremo nel corso della diretta con delle domande un po' più specifiche. Restiamo un po' sul tema, come dire, che guarda gli attori che devono un po' regolamentare, no? Quindi la supervisione umana, quella che ci accennavi prima. Nel corso dell'esperienza, insomma, qui nella community e di tutte le dirette, podcast, news e libri che leggiamo, abbiamo notato questa tendenza nel cercare di regolamentare le AI, ma piuttosto anche, come dire, dare forma a quella che potrebbe essere un'etica legata all'intelligenza artificiale, di Stati Uniti, di Europa e di Cina, un po' differente tra di loro. Può essere un motivo legato al fatto che il tema non è ancora all'altezza di tavoli importanti come ad esempio, non so, il G7, quindi ambiente, salute, fame nel mondo, eccetera, o per il semplice fatto che forse, come dire, è ancora un po', tra virgolette, giovane come tema, e quindi magari tra un po' si farà anche sistema tra queste grandi potenze? Direi che il problema è un problema di comprensione, cioè
pochissimi capiscono il potenziale e i problemi, quindi anche dell'intelligenza artificiale, e molti sottovalutano o sopravvalutano l'intelligenza artificiale. Quindi è un problema di capire veramente dove sta il valore dell'intelligenza artificiale, come usarla e soprattutto come dobbiamo noi atteggiarci, e parlo chiunque persona, di fronte a queste cose. Perché l'intelligenza artificiale, in un contesto in cui noi pensiamo di essere macchine, perché ce l'hanno detto, tutti ce lo dicono, la scienza ci dice che siamo macchine, chi fa intelligenza artificiale ti dice che le loro macchine fanno meglio di noi. A un certo momento ci dobbiamo chiedere, ma cosa sta succedendo qui? Se di fatto l'intelligenza artificiale, come dico io, va bene, che non ha senso, common sense, senso comune, non ha comprensione, non è in grado di prendere decisioni basate sulla comprensione, non sui dati e la correlazione sui dati, che sono fenomeni puramente oggettivi, ma che non necessariamente sono correlati al 100% con la comprensione. Se abbiamo questi problemi, cosa vuol dire? Vuol dire che chi promuove l'idea che noi siamo macchine inferiori all'intelligenza artificiale, potrà controllarci, perché noi crederemo a quello che ci dicono. Invece non è così. Bisogna svegliarci, cari. Bisogna non cadere in questa trappola, è una trappola mortale, perché l'intelligenza artificiale deve essere usata con il buon senso che diamo noi, non la macchina. La macchina non ha buon senso. Va bene? Quindi dobbiamo noi stessi capire come usarla in maniera etica, in maniera appropriata. E sta a tutti noi, perché è facile usarla in maniera da fare cose brutte. Per esempio, non so, adesso si può prendere un filmino di una persona e dopo averlo fatto passare per un software di intelligenza artificiale, questo filmino, va bene, può essere manipolato in maniera tale da far dire a quella persona esattamente delle cose diverse da quelle che ha detto. Va bene, questo l'hanno fatto per risolvere certi problemi nell'industria del cinema, in cui, per esempio, volevano correggere una parola detta da un attore, e avrebbe dovuto richiedere una grande spesa per farlo, perché bisogna riprendere tutta la scena. Invece con questo metodo sono riusciti a far cambiare la parola detta da questa persona, l'attore, e quindi hanno risolto il problema. Però questa cosa qua era fatta per fare una cosa buona, va bene, perlomeno non cattiva. Va bene, ma adesso in mano a uno che vuole divulgare disinformazione, questo diventa un problema gravissimo. Certo. Capite cosa vuol dire qua? Questa è una cosa molto molto grave, e i nostri governanti purtroppo capiscono poco già del computer e molto meno dell'intelligenza artificiale. Se stanno a aspettare che avvengano disastri prima di agire, avremo dei problemi grossissimi davanti. Sì, in effetti molto spesso mi capita di pensare questo, soprattutto quando siamo invitati in alcuni eventi, Federico, magari succederà anche a te. La domanda è sempre la stessa: qual è il pericolo? Qual è il pericolo? E io sono felice che me la pongano, perché ritengo che sia importante continuare a chiedersi fino a che punto fidarsi dell'intelligenza artificiale. Perché ci sono poi due categorie di persone, no? Ci sono quelli ottimisti, per cui va sempre tutto bene, e poi ci sono i disfattisti, dall'altro lato, che, insomma, per cui va tutto male. E riuscire ad avere un giusto arbitro che farà la differenza. Può essere che creare un algoritmo che controlla gli algoritmi può essere la soluzione, cioè riuscire a controllare un bias cognitivo all'interno di un sistema di natural language processing, come lo si fa se non con un sistema automatico che appunto riesce ad analizzare se ci sono dei bias all'interno? È possibile secondo te una soluzione di questo tipo, o quali pensi possa essere una soluzione di monitoraggio? Non so, io non mi sono occupato della
di questo problema, quindi non ho delle risposte facili, ma mi sono preoccupato del problema, la base di questo problema, che è la completa incapacità di capire e di voler capire che cos'è la coscienza. La coscienza è quello che ci distingue dalle macchine. Ovvio. E se noi non capiamo questo prima, non potremo mai trovare una soluzione al problema che non capiamo. Perché per capire il problema dell'intelligenza artificiale bisogna capire la coscienza, che è la differenza fondamentale tra noi e la macchina. Bene, e poi questo, magari sarà... E questo gli scienziati oggi purtroppo pensano che la coscienza sia prodotta dal cervello e solo dal cervello, inteso come un computer, perché proiettano l'idea di computer in un cervello, quando il cervello non è assolutamente un computer, è molto di più di un computer, è anche un computer, ma è molto di più. Quindi abbiamo tutta questa mancanza di comprensione di un problema così profondo che, se non stiamo attenti, ci può affossare. Basta guardare il cybercrime che c'è, è un problema gravissimo oggi, e questo è fatto con strutture che essenzialmente non sono autonome. Quando il computer diventerà autonomo, un robot diventerà autonomo per modo di dire, ma semi-autonomo, perché non saranno mai autonomi, perché per essere veramente autonomi devono capire. E non potranno mai capire perché un computer, essendo una struttura classica fatta di bit o di algoritmi, non potrà fare quello che può fare la coscienza, che non è algoritmica. La coscienza non esiste in questa realtà fisica, non esiste nello spazio-tempo, è quello il discorso. Il discorso non può essere riprodotto. È che la coscienza è quella che fa sì che noi siamo più della somma delle nostre parti. Le nostre parti sono le cellule. Il computer non è assolutamente nulla di più della somma delle sue parti, che sono i transistori e i bit che ci sono nel computer. Quindi non c'è un'entità cosciente che può decidere per le parti, perché non esiste, quindi sono le parti che decidono per il tutto, senza comprensione, perché la comprensione è un fenomeno del tutto, non delle parti. Esatto, come dice... Vai Pasquale, vai. Sì, nel frattempo, Federico, insomma, c'è un abisso di domande, davvero vi ringraziamo, ci state scrivendo tantissimo, e comunque anche tanti complimenti per questa intervista, quindi ti ringraziamo ancora della tua disponibilità. E io invece volevo chiederti, Federico, prima hai accennato, no, le reti neurali. È quello il primo momento in cui hai incontrato l'intelligenza artificiale, diciamo, se così si può definire? Sì, quindi quando l'hai conosciuta? La tua... Sì e no, perché era un pezzettino, erano già direi almeno 10 anni, ma forse no, forse più 8 che 10, che proprio nel background del mio cervello girava questa questione, questa domanda. Ma il cervello funziona come il computer? E così leggevo dei libri, quelli che si trovano così popolari sul cervello, il funzionamento del cervello, e più leggevo questi libri, più era chiaro che non potevano funzionare come un computer. Cioè, che anche il principio di funzionamento del cervello deve essere molto diverso, no? E quindi ero interessato a questa cosa finché non ho sentito poi parlare di queste reti neurali che cominciavano a riemergere come una possibile soluzione al problema dell'intelligenza artificiale. Allora mi sono interessato veramente e ho deciso di affrontare il problema. E lì ho capito molto di più cosa facevano queste reti neurali. Cioè, le reti neurali semplicemente sono strutture che catturano automaticamente certe correlazioni che esistono nei dati che gli si danno, o che si prende il computer. Quindi il computer può prendersi questi dati e trova correlazioni, oppure gli diamo noi e trova correlazioni.
però siamo noi che provvediamo il, come dire, l'intelligenza, l'organizzazione di come strutturiamo questa rete neurale, che dati gli mettiamo a disposizione e così via. Dopodiché però molti attribuiscono al computer di aver fatto qualcosa che hanno invece fatto loro. Quindi di nuovo anche chi lavora nell'intelligenza artificiale non capisce nulla di quello che vuol dire comprensione, coscienza, e sopravvalutano quello che può fare il computer perché lo fa molto velocemente, velocemente di noi, e sottovalutano quello che possiamo fare noi. Beh sì, sono perfettamente d'accordo. Nei commenti vedevo qualcuno che faceva riferimento anche al quantum computing come magari una frontiera per cui questo potrebbe essere superato. Non so, te la passo come considerazione per una risposta. Sì, no, ma posso rispondere subito, perché è una considerazione che fanno molti. Allora sì, magari allora cominciano a capire che magari il computer non ce la farà. Però il computer quantistico ce la fa, allora quello sì, a quello sì. E invece non è così. Invece non è così. Perché il computer quantistico è un'altra struttura deterministica. Usa la fisica quantistica per una trasformazione deterministica, che è una trasformazione unitaria. Una trasformazione si chiama unitaria. Noi non facciamo... Noi possiamo fare sia trasformazioni unitarie come quelle non unitarie, ed è proprio lì di nuovo che c'è la coscienza. Noi abbiamo il libero arbitrio. Il computer, che deve fare quello che gli diciamo noi, non vogliamo che abbia il libero arbitrio, perché sennò fa quello che vuole lui. Quindi i programmi che noi daremo ai computer, i programmi che noi daremo ai computer quantistici sono programmi che potrebbero anche essere fatti dal computer classico, solo che il computer classico li farebbe troppo lentamente. Quindi in quel caso lì il computer quantistico è semplicemente un super veloce computer classico a livello concettuale. Va bene? Come mettere il turbo per là? Abbiamo libero arbitrio. Libero arbitrio vuol dire creatività. Quello che io decido con il libero arbitrio nessuno lo potrà mai sapere prima che io l'abbia deciso. È una proprietà fondamentale del libero arbitrio. La scienza oggi, quasi tutti negano che esista il libero arbitrio. Non fa comodo che esista il libero arbitrio, perché il libero arbitrio gioca dei trucchi con le leggi che si pensa che siano quelle che valgono, e non vogliamo in qualche modo che queste leggi contraddicono la nostra sapienza. Cioè che la coscienza contraddica. Vabbè, mi sono un po' imbrogliato con le mie parole. Sì, no, beh, avete capito cosa volevo dire. Chiaro, voglio dire che in sostanza il libero arbitrio è uno dei problemi mai risolti dalla scienza, va bene, ma è assolutamente inestricabile con il problema della coscienza. Il libero arbitrio è l'aspetto creativo che abbiamo. E che a quanto pare nessuno può toglierci, né tantomeno duplicarlo. Insomma, molto molto interessante questa storia. La racconteremo come il turbo del computer. Il quantum, esatto, computer. Il quantum computer è il turbo del computer. Esattamente. Esatto. Invece le cellule viventi di cui siamo fatti sono strutture sia classiche che quantistiche, non riconosciute in generale dalla scienza, perché la scienza pensa che siano solo strutture classiche, invece sono sia classiche che quantistiche, che hanno la capacità di avere il libero arbitrio. Ma perché? Perché sono connesse con queste altre strutture che non esistono in questo spazio-tempo, che sono sistemi quantistici coscienti. Noi siamo connessi con qualcosa di più vasto di noi. Questo è in parte una speculazione e in parte no, perché è legata a questo nuovo modo di vedere la informazione, certo. In quel paper che vi dicevo prima, che verrà pubblicato a me tra un mese, anzi è pubblicato, è su Archive, però come pubblicazione ufficiale fra circa un mese. Quindi noi abbiamo un qualcosa e siamo connessi con un qualcosa che è più grande di noi.
che è più di noi. È da lì che ci viene la creatività, non dalla struttura fisica che non ha creatività. Hanno ragione i fisici quando dicono che non c'è il libero arbitrio, se considerano che tutto quello che esiste è solo quello che si può misurare in questa realtà. Federico, ci hai prima raccontato così al volo l'esempio del software con intelligenza artificiale che dà la possibilità, no, di sostituire quella parola per quell'attore, sistemare, insomma, fare del bene. C'è qualche esempio di intelligenza artificiale che ti ha stupito positivamente, che magari ci vuoi raccontare? Anche dalle parti, insomma, per esempio, oggi siamo in grado di fare traduzioni da una lingua a un'altra che danno veramente una mano. Cioè, se io volessi tradurre il secondo libro che sto scrivendo in inglese, perché ora io scrivo in inglese perché mi viene più facile, dopo 53 anni dovete permettermi anche questo, e se io volessi tradurlo in italiano, lo posso fare, e naturalmente non è una traduzione perfetta, se non ci metto le mani potrebbe dire delle grandi castronate la mia traduzione in italiano del mio libro, però perché il traduttore non capisce nulla, quindi può tradurre bene soltanto certe cose, poi dopo ci mette il verbo sbagliato, ci mette il soggetto sbagliato, e da lì non si capisce più niente. Però per me, che so la lingua, una volta tradotto, io posso rapidamente cambiare il testo e alla fine viene fuori una traduzione buona, non eccezionale, buona, con un risparmio di tempo pazzesco. Cioè, con il 10% del tempo che ci avrei messo traducendo io stesso, bene, ho un risultato equivalente. Quindi questo per me è una cosa grandiosa. Se poi dopo applichiamo questo a lingue che non so, allora lì bisogna stare attenti, perché la mia traduzione potrebbe essere sbagliata e potrebbe dar luogo a grandi confusioni, no? tra chi comunica, perché non sapendo la lingua non posso verificare cosa ha detto il traduttore. Infatti. Bene, ci sono delle applicazioni incredibili, insomma, quella che hai citato è sicuramente una delle più utili, insomma, per tutti i giorni, per la vita di tutti i giorni. Allora, avevamo un'altra domanda per te, che era: quali sono le differenze tra l'intelligenza umana e quella artificiale? Ma devo dire che un po' in questa prima mezz'ora l'abbiamo approfondito, però te lo chiedo, magari se hai qualche elemento che nel frattempo volevi sottolineare maggiormente, insomma, questa voglia di superarsi dell'essere umano, no? Adesso anche Elon Musk che prova in qualche maniera con Neuralink a far parlare ancora di sé e a monitorare i segnali nervosi tramite questo microchip da impiantarci nel cervello. Quali sono le differenze sostanziali? Se ne hai ancora alcune? Sì. Le differenze sostanziali sono queste. Che i segnali nervosi sono segnali, non sono esperienze. La coscienza non ha niente a che fare, cioè non è che non abbia niente a che fare, ha a che fare con i segnali, ma i segnali sono soltanto l'aspetto esterno, l'aspetto misurabile di un qualcosa di molto più profondo che non esiste nello spazio-tempo, non si può misurare perché non esiste nemmeno qui, esiste nella realtà quantistica che è connessa attraverso la nostra natura che è quantum classica, il corpo è quantum classico e quindi può comunicare con questa realtà quantistica dove esiste l'esperienza, cioè i feelings, le sensazioni, la comprensione, la creatività, ci viene da là, non da qua. Questa è la differenza fondamentale. La coscienza è la capacità di conoscere, di capire, di avere un'esperienza, di vivere i segnali. Li viviamo. Adesso non li viviamo in gran parte perché abbiamo due dimensioni invece che delle tre in cui tipicamente viviamo i segnali. È vero.
Però siamo così bravi che pensiamo addirittura che riusciamo a mettere tre dimensioni dove in realtà ce ne sono solo due. Sì. Questo non avviene in questo spazio-tempo, è lì l'ambiguità che si è creata da sempre, che uno pensa che ci esiste solo spazio, tempo, materia, energia e basta. No, la meccanica quantistica ha bisogno degli spazi di Hilbert per descrivere l'informazione che esiste in quegli spazi di Hilbert. Ecco, in questi spazi di Hilbert esiste anche l'esperienza che si manifesta con quell'informazione. L'informazione, che senso ha l'informazione senza il significato dell'informazione? L'informazione di un computer non ha nessun significato, il computer, perché è semplicemente bits e basta, ci sono bits in memoria, non c'è niente altro. Ma noi siamo in grado di vivere l'informazione, la viviamo, ci dà gioia, ci dà piacere, ci dà dolore, ci dà quello che ci dà. Ma quella è la differenza fondamentale. Noi pensiamo di essere macchine e basta. E quello è un problema che deve essere cambiato, perché è proprio lì il problema delle guerre che ci facciamo, di tutto il resto che va male. Perché pensiamo che tanto quando moriamo, spariamo e quindi tanto male fare quello che vogliamo qua e dopo ce ne andiamo. No. Oggi purtroppo abbiamo perso molti dei valori che ci venivano dalle religioni, perché le religioni non hanno saputo tenere il passo a livello dello sviluppo intellettuale, va bene, e hanno mantenuto sempre la loro stessa posizione, mentre la scienza è avanzata, però la scienza non ha mai accettato che ci sia qualcosa di più che materia, energia, spazio e tempo. E questa è ancora più profonda limitazione di quella che ci viene dalle religioni. È un'altra religione. Quando uno pensa che sia così, ha accettato un dogma esattamente come altri dogmi. E quando ci sono i dogmi... Perché la scienza non ci sa spiegare oggi, non sa spiegarci da dove viene la nostra conoscenza, la capacità creativa. Dovrebbe essere tutto assolutamente venire da questa informazione, che però è un'informazione senza significato, che per noi non ha neanche senso. Che senso ha dire l'informazione non ha significato? Quindi, nel modo in cui si vedono le cose oggi, sono tutti giochetti di cose che interagiscono come un giochetto che si fa col computer, dove però non c'è nessuno che guarda quello che succede, perché chi guarda quello che succede ha coscienza e capisce quello che succede. Beh, è una speculazione di quelle importanti, da riascoltarsi più e più volte. Nel frattempo, insomma, ci sono dichiarazioni d'amore che arrivano qui nei commenti, nei suoi confronti. Allora, qui addirittura c'è un Fagin così mistico, non me lo sarei mai aspettato. Beh, insomma, forse non hai seguito, Paolo, i suoi interventi precedenti. Non ha letto il libro. Può darsi, ti invitiamo a recuperare con il libro. Davvero, davvero molto interessante. Dai, proviamo a pescare qualche domanda qui all'interno dei commenti. Allora, vogliamo andare sulla politica italiana? Cioè, insomma, io la passerei questa. La politica, scusate, la politica è off limits. Semplicemente non so nulla, non seguo queste cose, non seguo le battute. Sì, no, va bene. Dai. C'era una domanda. Vediamo qui la propaganda di marketing, la consapevolezza della propria fine o non immagina perché. Va bene, ce ne sono davvero tante. Tutti geni, ma la casualità è forse un libro. Non è forse il libro. Ah, vediamo questa, vediamo come la vedi tu. Ma la casualità del quantum QME, del quantum, credo che si faccia riferimento a questo, non è forse un libero arbitrio? Assolutamente, è esattamente così. La probabilità della fisica quantistica non è la stessa probabilità della fisica classica. Quando noi usiamo la probabilità nella fisica classica, per esempio, non so, per vedere
come si comportano i gas che interagiscono come particelle classiche, quindi con la legge F uguale MA, troviamo la legge di Boyle dei gas, troviamo tutte queste cose qua sulla base di attività di particelle che però sono particelle classiche, e in quel caso lì la probabilità è semplicemente ignoranza dello stato di quelle particelle, ma ignoranza di uno stato che però sarebbe conoscibile, cioè è un'ignoranza di qualcosa che è conoscibile in principio. Nel caso della meccanica quantistica questa non è così. L'ignoranza che noi, che vale per la fisica classica, è pura, cioè non esiste, perché quella probabilità è indice che lo stato che si viene a creare è creativo, cioè non è prevedibile in principio, quindi non si sa assolutamente dove arriverà, dove quella particella, per esempio, emergerà, ma non perché non lo sappiamo, perché non è stato ancora deciso. Cioè, è una decisione di qualcosa che non si sa, non si capisce, va bene, però si manifesta nella statistica delle particelle quantistiche. La statistica delle particelle quantistiche non è la statistica delle particelle classiche. E quindi questo qua già si sa, però molta gente vuole assolutamente che non esista il libero arbitrio. perché allora, se esiste il libero arbitrio, c'è tutta un'altra classe di problemi, va bene, che bisogna affrontare, dimostrare, certo, e dimostrare, capire, va bene. E io dico, ma ben venga, vuol dire che siamo ben più di una macchina. Perché vogliamo essere macchine? Ma perché vogliamo essere macchine? Questo è un problema psicologico, non è un problema di scienza. È un problema di cultura, assolutamente. Sì, Federico, proviamo a spostarci un attimo un po' su una bellissima foto di te con Obama, Presidente Obama, cui ti conferisce una medaglia. Ecco, è una domanda che insomma volevo farti io, però vedo con piacere che... c'è anche Paolo che te la chiede, esatto. Di persone te la chiede. Cosa ha provato quando il Presidente degli Stati Uniti gli ha conferito insomma una medaglia così... Cioè, viene fuori proprio il nome Casa Bianca sul telefono quando... Ah, intanto, sì, magari se c'è qualche aneddoto simpatico ci vuoi raccontare. Diciamo che ovviamente quello che ho provato è stata una grande emozione, ovviamente, e anche un senso di gratitudine che il Presidente abbia apprezzato quello che ho fatto, quello che abbiamo fatto. Quindi questo è una cosa che depone bene anche per la Presidenza degli Stati Uniti, che è in grado di valutare i contributi di vari scienziati e inventori e così via, e dare una soddisfazione importante a chi ha prodotto quelle cose. Quindi per me è stato molto, molto soddisfacente. Bene, molto bello. Allora, io a questo punto direi di chiudere con una domanda. Tieniti pronto, perché qui, insomma, hai già dato il meglio di te, io ti giuro, insomma, poi... No, per noi il meglio, insomma, nella nostra teoria, il meglio. Da te ci si può aspettare sicuramente di più, ma qui c'è una considerazione che ci fanno nei commenti e che ritengo possa essere importante proporla a tutti, ed è questa di Fabrizio Dainelli, che ci dice: proviamo ad immaginare il futuro dell'uomo e della tecnologia. Federico Faggin cosa vede? Io vedo una svolta fondamentale per l'umanità, veramente, proprio una svolta fondamentale per l'umanità, che tra l'altro è portata alla ribalta dal cambiamento climatico, perché il cambiamento climatico è un pericolo talmente grosso e con conseguenze talmente grosse, altro che andare su Marte,
Noi possiamo distruggere il nostro pianeta in gran parte se continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto. E per riuscire a cambiare questa mentalità dobbiamo pensare che non siamo macchine, di nuovo, mi dispiace tornare alla stessa discorso di prima, sempre, perché è proprio così, è proprio così. Noi siamo parte di un tutto e quando noi facciamo male a un altro, facciamo male a noi stessi. I principi, chiamiamoli religiosi di sempre, sono gli stessi principi che poi vengono fuori una volta che uno osserva la realtà con gli occhi con cui sto osservandola. Quindi questo cambiamento fondamentale di guardare dentro di noi invece che guardare solo fuori di noi deve avvenire nei prossimi 10-20 anni se vogliamo salvarci da un problema orrendo climatico che cambierà, che quando l'acqua si alza di 10 metri o 20-30 metri, va bene, pensate cosa vuol dire a livello, che cosa succederà in un mondo, va bene, che crede nella competizione e nella sopravvivenza del più forte, del più fit. Cosa succederà? Quelle sono le tematiche importanti che dobbiamo risolvere per avere un futuro migliore. E beh, è la tematica che è sottoposto alla nostra attenzione, è giusto che, insomma, richiamare la nostra attenzione di tutti quanti noi a questa problematica, perché insomma è davvero importante. Ma per chiudere con un aspetto positivo, Federico, a noi piace immaginare l'intelligenza artificiale quella che porta le soluzioni anche ai più deboli, che so, abbiamo raccontato più volte nei nostri interventi dell'ecografo portatile che con un paio di migliaia di euro permette anche in paesi sottosviluppati di poter fornire un servizio di un costo decisamente superiore grazie anche all'intelligenza artificiale. Ecco, queste sono applicazioni che secondo te potranno rendere il mondo un pochettino più equo, un pochettino più alla portata di tutti, o secondo te ancora una volta strapperanno per renderci più diversi? Finché chi ci comanda non ha smesso certe abitudini di volere sempre di più e invece chi ci comanda con un senso che siamo tutti uguali, che valiamo tutti lo stesso modo, che noi abbiamo tutti bisogno di quello che è umano avere, l'intelligenza artificiale può essere più negativa che positiva. Perché in mano a quelle persone che non hanno questa capacità di usarla per il bene comune, verranno usate contro l'uomo. Quindi non posso essere ottimista a meno che non veda un cambiamento nella mentalità fondamentale dell'uomo, che è di vedere se stesso come un qualcosa di spirituale, non come un pezzo di materia e basta. Bene. Bene, ottimo. E allora una diretta che... Il che non vuol dire che non posso sorridere, non posso essere ottimista, però no, dobbiamo dire le cose con chiarezza, dobbiamo dire le cose con franchezza e con chiarezza, altrimenti ci raccontiamo la storiella e poi fra 10 anni ci troviamo peggio di prima. Assolutamente, no, il senso della nostra community è quello di dare consapevolezza di quello che è il bene e di quello che invece non è il bene dell'intelligenza artificiale, per, come dire, renderla semplicissima, quasi banalizzarla. Riprendo le parole di una intervista di qualche annetto fa, dove raccontavi un'intelligenza artificiale un po' come se fosse un coltello, no? Il coltello è stato progettato per tagliare una bistecca, ma può essere anche magari utilizzato per accoltellare qualcuno. Non è il coltello in quel caso il colpevole, quindi bisogna assolutamente fare consapevolezza di quello che è possibile e non fare con anche l'intelligenza artificiale. Una 54 minuti, 55 minuti volati, e devo dire che aspettavamo davvero con ansia questa diretta, assolutamente, anzi sopra ogni
aspettativa. Davvero grazie, Federico. Grande. E per chi ancora non ha letto il libro, andate velocemente su Amazon, è il momento di portarlo a casa e di approfondire questi concetti che Federico nel suo libro ha approfondito in maniera davvero molto, molto profonda. Quindi, insomma, è un ottimo investimento per ciascuno di voi. Federico, salutaci gli States. Noi siamo qui in Italia, ci mangiamo comunque sempre spaghetti, pizza e il buon vino. Salutaci la tua famiglia. E le orecchiette dove le mettiamo? Ah, le orecchiette, quelle sono più del nostro territorio murgiano. Certo. Un abbraccio a te, alla tua famiglia, al tuo team e un abbraccio a tutti quelli che hanno seguito questo appuntamento. Continuate a seguire i nostri contenuti sulla tematica dell'intelligenza artificiale. Insomma, siamo in giro, potete guardarci quella. Ci vediamo presto. Grazie Federico, grazie. Alla prossima. Ciao. Grazie a tutti. Grazie.